static electricity. It says moving to the stand. Your lips are all I need. Open the music comes around. E ciao ragazzi e bentornati su Minecraft. Dato che Gamer 87, sotto trovate tutti i canali con cui mi potete trovare, scrivere, cercare. Dopo ve li elencherò. Nel frattempo vi ricordo che potete utilizzare il mio Instagaming share code, quindi sotto trovate anche il link per poter acquistare su Instagaming i giochi. Sito che utilizzo io personalmente, sicuro vi danno il code per il computer. Ho comprato questo Minecraft Java Edition 2020 e devo dire che funziona perfettamente, non ci sono alcun tipo di problema, è istantaneo. Comprate, fattura, codice, mettete il codice, scaricate il gioco, lo attivate, finito. Detto, fatto. Adesso, la scorsa puntata abbiamo imparato su Minecraft come, praticamente nel primo episodio, come morire di notte se non riuscite a costruirvi praticamente la vostra casetta col vostro letto, con la porta, e praticamente ci restate secchi. Quindi, oggi torniamo nel nostro mondo, Dado's World, e andiamo a fare la nostra casetta per la notte e soprattutto il letto. Quindi ci servirà la lana. E ora io non ricordo se già sta diventando notte o se praticamente la notte è già passata. Là c'è la luna e là c'è il sole. Tramonta ovest o est il sole su Minecraft? Penso sia uguale alla realtà. Allora, io non ho nulla per fare niente. Ora, l'unico modo forse per poter fare qualcosa è prendere un po' di legno, i cubetti, e fare intanto una casa chiusa dove noi possiamo rimanere lì dentro isolati, diciamo, per tutta la notte. Perché se sta diventando notte, cosa che sta diventando notte perché diventa sempre più buio, credo che sia l'unico modo per non morire instant anche in questo episodio. Quindi prendiamo tutto il legno che possiamo, se riusciamo. Se i blocchi non sono sufficienti, questa parte la velocizzo così ci sbrighiamo. Ok, è notte. Io non capisco come è possibile che ancora non ci siano mostri in giro. Skip a quando diventa giorno e vi faccio vedere come fare il letto e come costruire una casa decente in pietra e non in legno, così tipo bunker. A dopo. Ok ragazzi, allora nel frattempo è piena notte, io ho costruito il nostro crafting chest e la porta per la nostra, diciamo, casetta, questo di qua. Non serve a nulla, ce lo riprendiamo. Allora, là ci sono i cavalli. Andiamo a vedere se possiamo ammaestrarlo. Ok, sta tornando il giorno. Ecco il primo mostro che ci viene vicino. Noi entriamo in casa, chiudiamo la porta, lo guardiamo dentro la porta. Ciao bello. Ehi, hey, si avvicina? Guarda, guarda, si avvicina. Con la porta chiusa dovrebbe passare dritto, infatti. Ci prende. Ciao. Ok, per la prossima notte faremo... Ora dovrebbe prendere fuoco con la luce. Con la prossima notte faremo il letto, così la skippiamo direttamente. Nel frattempo noi possiamo costruirci la spada, credo, sì, con questi. Facciamo... Allora, lascia di legno che ci serve assolutamente. Mettiamo a posto dei ramoscelli che non ci servono a nulla. Come prima scelta. E ci servono... altri arsi di quercia per fare anche una spada che ci serve anch'essa assolutamente, e poi ci serve assolutamente il piccone.
facciamo così, così e così. Ok, fatto questo lo possiamo chiudere. È diventato giorno, ci mettiamo la spada in mano. Dove è andato lo zombie? Sparito? È sparito. Ok, ascia, togliamo la struttura, non ci dovrebbero essere più mostri perché ormai è giorno. Ora la facciamo poi di pietra, fatta bella sistemata, con un po' di senso logico. Dobbiamo trovarci anche un posto, diciamo, pianeggiante dove fare la nostra casetta bella sistemata, così per la notte siamo a posto. Facciamo poi un bel baule per mettere tutti i nostri oggetti. E diciamo che per i primi episodi rimarremo in zona solo a cercare materiali per costruire quello che ci serve per poi poterci spostare, diciamo, di zona, perché in questo modo se noi ci spostiamo praticamente diventiamo prede facili, visto che non abbiamo un'armatura, non abbiamo armi decenti, dobbiamo fare le armi magari in ferro, qualche armatura. Quindi prendiamo ancora legno, poi andiamo a prendere dopo il legno andremo a prendere la pietra, il ferro e il carbone che ci serve per fare tutto quello di cui abbiamo bisogno, almeno all'inizio. Quindi vi skipperò la parte in cui raccolgo tutto il legno perché me ne serve veramente parecchio. Devo trovare un posto dove ci possa essere ferro, legno, prima. Oh, ai ai. Oh, ok, abbiamo trovato una miniera. Ho sentito anche un rumore. Allora, questo che cos'è? Allora, iniziamo a scavare questo. Vediamo se riusciamo a spaccarlo. Però non ce lo dà perché abbiamo bisogno. Allora, questa è roccia, credo. Che cosa essere tu? Diorite. Allora, facciamo qualche altro asse di quercia. Facciamo così. Prendiamo un bel po', ok, e poi poi dobbiamo fare lo zucchero. Ah, perché abbiamo preso giustamente la canna da zucchero. Dobbiamo fare il banco da lavoro, già l'abbiamo, e quindi buttiamo a terra il banco da lavoro, così facciamo altre cose. Allora, intanto ci facciamo un altro. C'è qualcuno che mi spara. Ok, ora per cercare di evitare queste situazioni, cosa dobbiamo fare noi? Intanto metterci la spada e uccidere questo arciere. Ok, l'abbiamo ucciso, ma poi è pieno di arcieri. Torniamo alla luce, perché loro alla luce non vengono. Ma noi da qua siamo entrati, no? Noi siamo entrati. Ehi! Vediamo anche lui. No, non ci credo, non ci posso credere. Ragazzi, muoio sempre in questo gioco. Strada. Siamo respawnati abbastanza vicino, per fortuna. Quindi in teoria, se noi torniamo dove siamo morti, dovremmo riuscire a prenderci quello che noi avevamo dentro il corpo. Fatemi trovare il posto preciso, dovrebbe essere qua. Eravamo morti verso qua. Oh mio Dio, oh mio Dio. Scappa, scappa, scappa. Ma quanti ce n'erano? Ho ripreso tutto, ma quanti ce n'erano? Incredibile. Ok, lì dentro non ci possiamo entrare. Questo l'abbiamo capito. Prendiamoci la lana.
Prendiamoci la lana, così facciamo. Così facciamo il letto, se riusciamo a uscire l'acqua dentro. Ok. Anche un po' di pollo. Nuove ricette sbloccate, controlla il ricettario, lo controlleremo a tempo debito, al momento ci serve altra lana. Ok. Faccio nuovo. Nuove ricette sbloccate, controlla il ricettario, lo controlleremo, come ho detto prima, a tempo debito. Ok ragazzi, allora, ci diamo quest'altra, ci serve la lana, questo che cos'è? Pollo, non va bene. Faccio un altro uovo, alla ricerca delle uova. Là ci sono pesci, al momento però i pesci non ci interessano, non ci servono. Allora, noi dobbiamo trovare un po' di pietra e un po' di carbone senza morirci male. Allora, mangiamo qualche mela. L'ho recuperato un po'. Perché se non mangiamo noi, se non mangiamo, moriamo praticamente. Quindi, dove ce l'ho i picconi? Ce l'ho qua. Allora, scaviamo un po' più distanti quello che era un coniglio. Tra l'altro qua dura 10 minuti il giorno e 10 minuti la notte, quindi tra poco, se non ci sbrighiamo, tornerà il buio. Noi diciamo che abbiamo la porta per fare la casa, però mi scoccerebbe tornare a... Allora, facciamo il nostro baule. Usiamo il nostro baule, facciamo una specie di casa di terra. Intanto prendiamo tutta la terra che possiamo. Ora che abbiamo la lana dovremmo riuscire a fare il letto, quindi facciamo una casetta decente dove possiamo mettere tutto quello che ci serve. Prima che arrivano i mostri, lo vorrei fare, quindi veloce veloce, scava 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 scava. Ok, allora, dove ce l'ho? Blocchi 39 bastano. Lo vediamo. La facciamo qua, intanto. Allora, uno. Diciamo che dando una casetta così per evitare di morirci male di notte. Però siamo rimasti senza blocchi, allora il tetto lo facciamo in legno. Capanne accomodate per non morire la notte su Minecraft. Allora mettiamo le porte, mettiamo le porte 1 e 2. Ok, piazziamo lui qua con lui, così vediamo se possiamo fare finalmente il letto. Allora possiamo fare il tappeto bianco, che non ci serve a nulla, a noi interessa il letto. Per fare il letto dobbiamo fare, penso, questi, gli assi di legno, credo. Questo è sempre tappeto bianco, tappeto bianco. Ok, come faccio a fare il letto? Forse il letto lo posso fare qua. Esatto, letto bianco. Ok, facciamo il letto. Questo è il cartello di quercia. Barca, barca di quercia. Ma facciamo una barca. Carta. Facciamo un baule, facciamo una spada, facciamo un altro piccone e dobbiamo fare le assi di legno, perché dobbiamo fare le stelle, che voglio mettere qualche luce fuori, quindi facciamo i bastoni, però ovviamente non posso farli perché mi manca il carbone. Mi manca il carbone e quindi non possiamo fare nulla al momento. Possiamo fare un'altra ascia e un'altra ascia. Ok.
Quindi qua ci sono tutti i mostri, sentite, al di fuori, ma noi siamo al sicuro qua dentro. Piazziamo anche il baule a fianco. Mettiamo qua. Se abbiamo paura per non perdere gli oggetti che ci possono servire, e mettiamo la bacchetta. Le piume non mi servono al momento, possiamo lasciare solo la bacchetta. Allora, come vi dicevo, mettiamo il nostro letto qui, così. Ok, sogni loro. Scheletro trafitto da un punto a adesso. Ok. Passata la notte, è diventato un nuovo giorno, in teoria non ci dovrebbero stare più mostri al di fuori. Diamo un'occhiata. Sento ancora qualche zombie che sta bruciando. Qui vuole distruggerci, ma... Vediamo. Ok. Colpo di spada, ci prendiamo le cose che ci servono. E abbiamo superato la notte e abbiamo la nostra bella casetta con il letto, il baule, qua c'è nessun altro. Ci prendiamo qualche punto esperienza, non so cosa servono. Ok, baule table crafting, quindi il baule da costruzione e il nostro letto. Abbiamo fatto anche la nostra casetta molto accomodata per il momento, perché ci servono poi i materiali per poter, di pietra, ferro, insomma, quel che sia. Quindi siamo rimasti adesso, siamo riusciti a costruirci un rifugio per la notte con il letto, quindi skippiamo le notti. Detto ciò, questo secondo episodio finisce qui, quindi abbiamo scoperto come fare il letto, servono il legno e la lana di pecora per fare la coperta. Io l'ho fatto col ricettario, ma si può fare anche senza, perché se noi andiamo qua e vediamo il letto, ce l'abbiamo o no? Perché abbiamo usato tutta la lana, quindi dobbiamo rifare la lana. Si fa con tre assi di legno qua sotto. Dove sta? Si fa con tre assi di legno sotto, quindi queste fatte così. E sopra diciamo la lana, così per fare la coperta. Ok ragazzi, detto ciò, iscrivetevi al canale, lasciate qualche mi piace per ogni volta che muoio, magari uno, quindi lasciatene tanti, perché morirò ancora tantissime volte in questo gioco per poter riuscire a capire come fare le cose più velocemente possibili. Detto ciò, in questo momento siamo di giorno, vi saluto, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, attivate la campanella e trovate qua sotto, da questa parte trovate sì, pagina Facebook, Instagram, dall'altro lato Twitch, e domenica diretta Clash Royale su YouTube, e potete trovare tanti video su Clash Royale, Minecraft. Prossimamente farò Forza Horizon 5 e sicuramente farò qualche episodio di GTA 5, credo al 90%. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli e stay tuned. Ciao.